Bentornati a Masterbug Cucinare con gli insetti. Anche in questa puntata siamo ospiti del Clockroom Cocktail Lab e questa volta in compagnia di Mattia, che ci presenterà un cocktail molto molto interessante, molto sfizioso, con un insetto diverso dal precedente cocktail. Bene, vediamo intanto gli ingredienti di questa nuova ricetta. Allora, Mr. Orange on Holiday, che si compone quindi di Angostura 5 anni, quindi un rum venezuelano, dello sciroppo di zucchero, della panna fresca, della spremuta di limone fresca, una purea di mango fresco. Ultimo ma non ultimo, dell'acqua gassata. E ultimo ma non ultimo, anche un insetto, come dicevamo, diverso dalla precedente ricetta. Utilizzeremo questa volta dei grilli essiccati aromatizzati al curry, quindi con un aroma del tutto particolare, che però scopriremo essere ideale per questo drink. Bene, vediamo ora il procedimento. Allora, vado a inserire intanto la parte alcolica, quindi il nostro Angostura 5 anni, una generosa quantità che non guasta mai. Vado a inserire la nostra panna fresca per dare un attimo di cremosità in più, la nostra purea di mango fresco per dare anche quella nota un po' esotica, la spremuta di limone per dare la nota citrica e il nostro sciroppo di zucchero per addolcire e ammorbidire il tutto. A questo punto una generosa e vigorosa shakerata. Quindi andiamo a versare il nostro drink e andiamo ad aggiungere il goccino di soda. Infine la decorazione, un lime essiccato. Ed ecco qua Mr. Orange on Holiday. Bene, l'aspetto è già di per sé stupendo. Avviciniamo i nostri insetti, che saranno quelli che appunto saranno quelli che porteranno l'abbinamento al nostro cocktail. Io direi, comincio ad assaggiare io come sempre, poi lascio anche la parola a Mattia per il commento finale. Io mi avventuro, quindi cosa dici? Mangio prima l'insetto o prima l'insetto? Prima l'insetto, perfetto. Eccolo qui, un bel grillone, come potete vedere, bello croccante. Mattia, complimenti. Un abbinamento che resta, un abbinamento che si sposa perfettamente con il curry, con la croccantezza dell'insetto, con questa anche nota salata che porta poi l'insetto a un drink così dolce. Ma se vuoi aggiungere qualcosa a te a questo... È un abbinamento molto classico, comunque tra il mango, quindi il frutto un po' dolce, e il curry. Ho semplicemente voluto un attimino renderlo un po' più fresco estivo, quindi con la nota di limone e del rum. Secondo me è questo d'estate. Molto, molto azzeccato, molto azzeccato. Quindi, in attesa del sole, direi che questo potrebbe essere il nuovo drink 2019 per questa estate. Se vi ha incuriosito anche questa puntata, continuate a seguirmi e ci vediamo alla prossima.